proposito di questo libro, che tutto sommato si parla tanto di unione di scuola e lavoro, più ancora, in senso più generale ancora, di unione tra pensiero e vita reale, e vita vissuta, tra dimensione dell'infanzia, dimensione della giovinezza e dimensione della realtà sociale praticata. E se ne parla tanto, non sempre ci si riesce, non sempre ci si avvicina neanche. Quella è la realizzazione, quella là. Noi leggiamo ovviamente, ma il libro dice sta sola. Quella è l'unione, per citare un vecchio pensatore, tra prassi e pensiero. Quello è praticamente, permettetemi di dirlo, e anche di dirmelo, perché no, permettetemi di dirlo, quello è, oserei dire, il futuro della produzione. Un'innovazione che parte da basso. Qui poi ci sarebbe la vecchissima questione tra spontaneismo, oggi sono terribilmente noiosa, tra spontaneismo e guida. Spesso quando insegno o quando faccio finta di insegnare mi viene il dubbio in che misura io guidi, in che misura io al limite vengo guidando, vedi che sono mia. Ma comunque ci deve essere questo intreccio dal basso che si proietta verso l'alto, che costruisce qualche cosa, anche di inedito, come pure questa, di, non voglio dire la parola rivoluzionario, perché tutto sommato ormai è abusata, diventa rivoluzionario qualsiasi cosa, da un shampoo a qualsiasi cosa. Però ecco, se la parola avesse ancora un senso e non fosse stata recuperata dall'uso, come sono spesso accade per moltissime parole, ecco, io penserei che nel sottofondo di tutto il discorso, umilmente, sommessamente, subitiziamente, io direi che con tutto questo ente anche il termine rivoluzionario potrebbe essere giusto pedagogicamente, culturalmente e anche in quella dimensione di superiore verità della cultura che è la vita pratica. Devo ringraziare Piera di avermi fatto incontrare un mucchio di foglie di carta disordinati e in cui io mi sono tuffata con una curiosità che mi è congeniale, ma con una certa diffidenza naturalmente, perché ho incontrato quantità enormi di esibizionisti. Qui invece c'era un'area nuova. Ora io mi sono chiesta subito, ma che cosa vuol dire tutta questa serie di immagini, di lettere, di suggestioni che erano contenute in questi fogli sparsi? Sono
veramente i ragazzi, sono veramente bambini che scrivono queste cose. Perché mi è venuto subito il sospetto che potessero non essere loro. Anche perché... Non anche solo, se posso darti il detto. No? No, ah, non lo so, ma certo. Certamente. E quindi, insomma, sa studiarli e a interrogare anche Piera sulla natura e su come era venuto a contatto con questa realtà a me non del tutto sconosciuta, peraltro, però mi sorprendeva la profondità di curiosità e nello stesso tempo di una visione psicosociale che questi ragazzini in maniera incredibile facevano adattando la modernità, la contemporaneità a quel mondo. Ora, io non è che mi sorprenda come nella maniera più assoluta di come i bambini conoscano l'Ilia dell'Odissea. Io mi ricordo una bambina, piccola, andavo forse a scuola, sapevamo che cos'erano gli eroi dell'Iliade, però, ecco, non l'Odissea, l'Iliade, e naturalmente c'era quest'aria di grandiosità dopo la guerra, e quindi io dipingevo su una stanza che mi era stata concessa, e le figure dei guerrieri. E noi bambini costruivamo armi, scudi, spade, cimieri per fare la guerra. Quindi era una visione altra di un poema omerico, ma non eravamo entrati nella psicologia di Achille o di Ettore. Mentre qui io vedevo che erano bambini che interpretavano la chiamiamola tragedia, ma in maniera, la cosa affascinante era che non c'era una tragedia, era una commedia. Loro, con la loro potente ironia, incredibile per bambini così piccoli, riuscivano a ridere e a far sorridere sulle vicende di un Ulisse Polifemo, per esempio, su cui hanno scritto delle cose deliziose, utilizzando gli strumenti della contemporaneità, lo smartphone, dato i numeri di telefono, cose veramente interessantissime.